Buongiorno a um, tutto il uh, pubblico di Estoria, uh, mi chiamo Matteo Sacchi, uh, sono un giornalista e ho l'onore di parlare oggi col professor Peter Ether di, uh, della peste di Giustiniano. Uh, come vedete quest'anno a uh, causa Covid-19 uh, vi forniamo una versione di Estoria un po' diversa dal solito. Eh, per cercare di dare continuità al eh, festival. Ovviamente l'argomentazione si è spostata eh, sulle eh, malattie e l'effetto che hanno avuto sulla storia eh, dell'umanità. Eh, mi hanno fatto il grande onore di consentirmi di introdurre il professor Etter, perché ho scritto un piccolo librino che si chiama anche delle Morbo, proprio sulla storia delle malattie, e in questo caso specifico il professor Eter, che è uno dei più grandi esperti del mondo tardo antico e dell'impero romano, ci parlerà eh, della peste eh, di Giustiniano, uno degli episodi più gravi e consistenti della diffusione di questo morbo. Faccio solo una piccola spiegazione di partenza e poi passo la parola al professore, eh, che è molto più in, interessante di me. Eh, la peste è una malattia. Che ha avuto una lunghissima diffusione e ha causato gravissimi danni al, all'essere umano, eh, a differenza del Covid, eh, è sempre una zoonosi, ma si tratta di un eh, batterio, non di un virus. Per la precisione, è un cocco bacillo, eh, con, dotato di una discreta resistenza. Eh, viene trasmesso in un ciclo: eh, complesso all'uomo, il punto di partenza, il bacino di origine, sono varie specie di roditori. Il trasmettitore principale verso l'uomo è la Xenopsilla cheopis, cioè la pulce del ratto. Eh, quando i ratti sono infetti da parte della peste, eh, il bacillo passa alla pulce, eh, collocandosi nella gola della medesima, gli impedisce eh, di mangiare, questa la rende voracissima e di conseguenza la pulce passa a mordere l'uomo. Gli effetti della peste eh, sono devastanti, eh, l'elaborazione di, di un vaccino è arrivata soltanto nel, um, nei primi del secolo ed è un vaccino relativamente poco effic efficace. La peste però per noi è un problema molto meno rilevante di un tempo perché non ci sono più le condizioni igieniche, nella maggior parte dei paesi, che ne facilitavano la trasmissione ma è stata per lunghissimi secoli un vero e proprio flagello. I primi episodi di peste nota ormai sono stati localizzati addirittura nel Neolitico. Eh, esiste un cimitero in Svezia in cui sono stati ritrovati alcuni anni fa i primi cadaveri attribuibili con certezza alla peste, per cui diciamo che è da circa il 4900 a.C. che noi siamo sicuri che la peste colpisce l'uomo. Non sempre nel mondo antico quello che veniva chiamato pestis in latino è in realtà eh, sempre la iersinia pestis. In eh, taluni casi, eh, come la famosa peste di Atene, in, in realtà di peste non si tratta, ma di altre malattie. Invece nel 541 d.C., e quindi su questo passerò la parola al professor Hitler, eh, c'è... Eh, Sicuramente un'epidemia di peste, che è questa nota come peste di Giustiniano, che parte eh, nella zona orientale dell'impero romano, che ormai è diventato impero bizantino, e dall'Egitto si diffonde eh, verso nord. Per cui chiederei mh, al professore eh, di raccontarci proprio come è partita questa peste di Giustiniano. Yeah, the... Sì. Uh... La peste giustiniana sembra che si diffonda in qualche modo eh, nella regione del Mar Rosso in Egitto e poi da Alessandria, che è ovviamente la seconda città principale della metà orientale dell'impero romano. È anche un grande centro commerciale, eh, crocevia di commercio, e si diffonde quindi attraverso questi collegamenti mar marittimi dall'Alessandria attraverso il Mediterraneo. Il luogo di cui si sente parlare di più è Costantinopoli, dove ha avuto un impatto enorme, ma si diffonde anche in una certa misura verso il Mediterraneo occidentale e alcune parti. Della moderna Francia, così come la conosciamo oggi, e si fa poi strada attraverso le connessioni marittime della metà del VI secolo in molte parti del mondo mediterraneo e verso i vari entroterra del Mediterraneo, non solo la Gallia, ma anche verso est. Sappiamo che ha avuto un impatto sull'impero persiano uh, che è anche il grande vicino del, dell'impero romano all'est. Quindi ottiene un impatto geografico molto ampio in un breve lasso di tempo. Uh, si ha anche una serie di. Uh, epidemie successive, la seconda ondata della quale si sta parlando adesso nell'era del Covid, la seconda, la terza, la quarta, la quinta ondata di volta in volta. È molto difficile eh, anche al giorno d'oggi eh, contrastare una pandemia. Eh, ancora di più lo era in una grande città eh, tardo antica. Eh, quali Provvedimenti hanno tentato di eh, mettere in piedi eh, nell'impero bizantino per contrastare la pandemia. Per quanto ne sappiamo, hanno fatto ben poco, come suggeriva già Matteo, non comprendevano la modalità di trasmissione ratto pulce essere umano. Non capivano quel meccanismo di trasmissione e quindi non potevano combatterla alla fonte. Nella terza grande pandemia che si verifica poi tra la fine dell'Ottocento all'inizio del Novecento con focolai particolarmente pesanti in India, l'amministrazione britannica si limita a distruggere solo i ratti. Sanno soltanto a quel punto cosa sta causando la trasmissione. Quindi colpiscono il sistema di trasmissione. I bizantini a Costantinopoli non Potevano assolutamente comprendere il meccanismo di trasmissione, perciò non erano in grado di tagliarlo alla fonte, ovviamente. I testi medici dell'epoca non suggeriscono, eh, non ci indi indicano che eh, sapessero veramente di che cosa si trattasse con le vittime e come trattarle, anche. Non si può dunque, tagliare la cosa alla fonte, non si sa molto come trattare coloro che soffrono della malattia. E in effetti dai resoconti che ci sono prevenuti si, si vede che um, c'è questa malattia che co sta colpendo Costantinopoli del VI secolo e il resto del Mediterraneo e sta uccidendo le persone molto rapidamente. Il tasso di mortalità è una delle cose che non è chiara dalle fonti, perché le fonti non sono abbastanza valide. Alcune per, per persone riescono anche a guarire, ma non sembra che ci siano stati dei trattamenti davvero efficaci da offrire a coloro che hanno preso la malattia. Le nostre fonti si riferiscono principalmente all'estensione della malattia, alla sofferenza, alla mortalità, non. Menzionano trattamenti efficaci. Ed è orribile, è spaventoso quando si leggono queste cose. Se si, si pensa che um, potresti essere bloccato lì senza avere accesso a nessun tipo di aiuto medico efficace, senza capire davvero cosa sta succedendo sulla Terra, in modo che nessuno possa interagire efficacemente per impedire che si diffonda ulteriormente. Voglio dire, la cosa più utile che la gente ha fatto per quanto possiamo vedere era fuggire. Quando si ha uno scoppio di peste provoca, provoca panico e le persone si muovono altrove, e questo è ovviamente abbastanza efficace. Purché ovviamente non portino alla materia con sé, ma la velocità con cui le persone muoiono significa che probabilmente si può scappare abbastanza efficacemente, e questa sarebbe la cosa anche più efficace da fare. Nel tardo medioevo, pur non avendo una comprensione esatta del meccanismo della, della peste, alcune città come Venezia iniziarono a mettere in piedi dei sistemi di quarantena, il primo tentativo è stato fatto nella città di Ragusa, eh, di ehm, controllo delle merci e degli spostamenti delle navi, quindi quella che noi conosciamo come quarantena. Senza capire esattamente la metodica di trasmissione del virus, però bloccavano le merci, le persone per 40 giorni, se non manifestavano sintomi, poi le lasciavano ripartire. Questo in qualche modo controllava la diffusione della peste. Nel mondo antico è stato tentato qualcosa di simile. È interessante notare che non ci sono riferimenti specifici a qualsiasi tipo di meccanismo di quarantena. Conosco eh, i casi. Italiani che sono riemersi adesso nel contesto delle discussioni del dibattito sul covid le quarantene gli isolamenti eh, queste cose le abbiamo eh, nei, 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 nei riferimenti storici adesso si segue sulla stampa ma non, si sono, non ci sono riferimenti nei testi tardo antichi a misure di quarantena efficaci spontanee improvvisate o meno improvvisate la cosa più simile che si ha è questo questa reazione naturale dell'uomo, la risposta della fuga, che è una specie di auto ovviamente, ti sta isolando dal luogo dell'infezione. Quindi se riesci a scappare effic efficacemente, questo è un tipo di quarantena, ma è anche l'unica cosa della quale sentiamo parlare ed è interessante. Vale, vale, vale la pena sottolineare che l'unico posto per cui abbiamo un... Resoconto dettagliato di una pandemia, del focolaio della pandemia, è Costantinopoli. Um, Costantinopoli è certamente l'unico, forse, luogo nel quale si discute di più e si, eh, ci sono dei resoconti dell'epoca, del progredire della malattia, eh, ma anche lì non si sente parlare di quarantene, non sono state menzionate. Io. Intendo, queste fonti sono piuttosto retoriche. Intuitivamente sarebbe una cosa molto sensata da fare, isolare i centri di mal della malattia. E non mi sorprenderebbe se in realtà fossero state fatte in modo massiccio delle quarantene imposte ad hoc. Ma non ci sono riferimenti specifici in merito. La peste arriva in un periodo in cui l'impero d'Oriente è fortemente aggressivo, sta cercando di recuperare la penisola italiana. Il colpo dato dalla, dalla pestilenza ha in un certo senso cambiato la storia, riducendo le possibilità dell'impero d'Oriente di intervenire anche in Occidente? Uh, io personalmente non ci credo, è una, è una questione molto contesa. Eh, sono sicuro che gli storici non sono d'accordo tra loro e litigano furiosamente. C'è certamente una corrente di opinione accademica che è convinta che con la pandemia di Giustiniano stiamo osservando un evento delle dimensioni di, paragonabili alla, alla, alla morte nera. Del XIV, del Trecento. E la peste nera um, è dimostrabile che ha ucciso oltre il 40% della popolazione dell'Europa, uh, an perché anche il pubblico italiano lo saprebbe certamente per quel che riguarda l'Italia. Ed è una cosa devastante, non riesco nemmeno ad immaginare come fosse vivere nell'epoca della peste nera che ha rapidamente ucciso così tante persone e uccidendo tante persone ovviamente ha causato tutta una sequenza di eventi eh, disastrosi e poi ci sono altre persone che sono convinte che l'epidemia di Giustiniano abbia ucciso persone su quella scala io personalmente confesso di non credere a questo argomento eh, semplicemente perché non trovo alcuna prova convincente che veramente questa pandemia, quella pandemia avesse ucciso veramente tante persone. Perché c'è una cosa molto strana nel caso della peste nera che avrebbe ucciso, non so, 40 o 50, forse anche il 60% delle nazioni europee. Questo invece non è il risultato normale di questo tipo di, di, di pesti. La maggior parte di loro uccide, sì, è sempre orribilmente, ma il 7, il 9, il 10% della popolazione. Questi sono tassi di mortalità più normali sempre orribili, sempre una cosa importante, ma bisogna comunque decidere se siamo convinti che la pandemia di Giustiniano rientri nei uh, parametri normali con delle cifre molto più basse o questi livelli molto alti che altrimenti sono noti soltanto nel caso della peste nera del uh, 300. Secondo me ci sono pochissime prove che la peste giustiniana abbia ucciso a quei livelli. Uh, ovviamente ci sono tante aree, tanti aspetti che vanno considerati in questo dibattito, ma se vediamo gli interventi bizantini in Italia, la prima fase di quella guerra si era conclusa nel 540 con il re Ostrogoto dell'Italia che di conseguenza si era trasferito a Costantinopoli. E poi è vero che abbiamo, dopo di co, una grande rivolta gotica che inizia a scoppiare nel 541-542 quando ha inizio anche la peste e quella rivolta in sostanza viene lasciata andare per circa un decennio. Ma la ragione è che il bizantino non reagisce per circa dieci anni, no, non prima del 551-552, quando uh, l'esercito bizantino con Narset arriva in Italia. Ma questo decennio di inazione in Italia non può essere spiegato dalla peste soltanto, perché ciò che stava succedendo era che l'impero persiano, il grande nemico, il più grande nemico di Costantinopoli, risponde alle conquiste bizantine nel Mediterraneo occidentale, perché i bizantini avevano conquistato non solo l'Italia nel 540, ma anche il Nord Africa, il regno vandalico, e sembra anche il regno ostrogoto. E quindi questa è una grande conquista alla, alla base di una giunta alla base territoriale bizantina e i persiani ovviamente diventano nervosi dunque tutte le migliori truppe bizantine si trovano in occidente nel 540 que cosa fanno i persiani? lanciano un enorme attacco ai possedimenti dei romani orientali in Siria e in Palestina e la Siria e la Palestina sono la, la, la base economica, economica eh, la base economica cruciale dell'impero bizantino è, è qui che Costantinopoli ottiene la maggior parte delle sue entrate fiscali e questo culmina con tutta una serie di disastri nell'estate nell del 540 a causa dell'invasione persiana, incluso il saccheggio della città di Antiochia che è la seconda, la terza forse la terza, la seconda uguale ad Alessandria o la terza forse dell'impero orientale. E ciò che accade dunque durante il 540 è che la guerra con la Persia sta continuando, i bizantini tornano e finiscono a conquistare l'Italia in quasi il 550 perché alla fine fanno pace quasi con la Persia. Comunque quel decennio dei 540 in poi... In quel decennio il fronte italiano non è attivo, la rivolta gotica può fare quello che vuole, ma eh, non si fa niente contro la peste, dunque l'invasione persiana dei territori dell'Est Romano, uh, del, del, dell'Impero rom, dell Romano dell'Est, continua. In effetti secondo me l'effetto principale della peste è che abbiamo questo divario di due anni. Nell'invasione persiana dei territori uh, orientali nel 543-44, succede molto poco. È lì che vediamo veramente l'impatto della peste. Anche i persiani lo soffrono. Non organizzano campagne su larga scuola in quegli anni. È lì che si vede, penso, si veda, ma non negli eventi stessi che succedono in Italia. Volevo chiedere, a partire anche da questa risposta. Eh, Valutare gli andamenti di una pandemia nel mondo antico è sempre complicato. Nel caso della peste di Giustiniano, eh, la testimonianza più nota è quella di Procopio di Cesarea, ma noi non sappiamo assolutamente se i numeri che Procopio dà eh, sugli effetti della pandemia sono eh, realistici. E volevo capire quali sono gli strumenti sulla peste di Giustiniano di cui gli studiosi oggi dispongono per valutarne l'entità, tolte le testimonianze dell'epoca? Voglio dire, queste fonti scritte sono veramente spazzatura, ovviamente, nel... confrontate ai te testi moderni. Se dovessi mostrarle a uno dei miei colleghi che scrive del Novecento, si metterebbe a ridere. Eh, penso che abbiamo due resoconti su Costantinopoli, uno di Procopio e l'altro di Giovanni d'Efeso. E in particolare quello di Giovanni d'Efeso è abbastanza buono in termini di eh, descrizione degli impatti su Costantinopoli, ma hai assolutamente ragione. Il resto non è eh, ciò che ci dà la possibilità di fare qualsiasi tipo di valutazione. Dunque si Um, si cercano altre fonti di informazione altri modi di vedere come si pensa pensare, bisogna pensare in modo laterale per cercare di trovare un modo di valutare l'impatto penso ci siano due modi di procedere uno più preciso molto moderno l'altro un po' meno preciso leggermente meno moderno quello, quello il modello Eccitante, moderno, è l'analisi la, del DNA antico da scheletri, per esempio. Con le eh, tecniche moderne di sequenzi sequenziamento, eh, il sequenziamento del DNA di seconda generazione, che è, è stato possibile da solo due, oltre 5-6 anni, dunque si possono veramente analizzare. I, le prove delle malattie nei resti scheletrici del VI secolo. Alcune sono state trovate. Ovviamente è un'impresa molto, estremamente difficile, specialmente nelle condizioni dell'Europa settentrionale, freddo e umido. Sarebbe meglio in Italia, ma dal nord, uh, da nord Europa, a nord delle Alpi, l'antico DNA non sopravvive così bene nelle tombe fredde, bagnate. Ma sono stati analizzati cinque cimiteri, due nella Germania meridionale e tre in Francia, dove si è riuscito a identificare l'impronta della malattia, della peste, nei resti sepolti in questi cimiteri. Quindi si ha, si ha questo tipo di prova, ma sono cinque piccoli cemeteri, undici individui in tutti, dunque, questa, eh, si parla di queste dimensioni. E anche questo ha richiesto un enorme sforzo, tantissimi soldi, dunque, non è facile. E la cosa che. Deve essere sottolineata dinanzi eh, a un pubblico più ampio. È un lavoro talmente tecnico: assicurarsi a non contaminare i campioni. Poi non tutti i campioni conserveranno abbastanza DNA. È un lavoro meraviglioso, emozionante, ma molto tecnico, molto difficile. E poi non è questa soluzione a tutto. Uh, è, non riesci, riusciamo veramente a, a capire molto di più della ma, ma malattia forse non so tra 100 anni quando si faranno altri 50 60, 60 70 scavi nei cimiteri avremo una panoramica più generale ma uh, è una cosa che no, ovviamente non accadrà in fretta perché sono una cosa veramente difficile da fare dunque c'è questa via che esiste esiste tante ma è una fase molto precoce l'altro percorso l'altro metodo That were in the È una tecnica archeologica okay. sviluppata negli anni 70 Our e poi sono, degli, sono delle indagini rurali, si sta osservando la totalità del paesaggio e si usa tutta una serie di meccanismi per, per identificare la, la, la densità dell'insediamento in quei paesi, in, words, in quei paesaggi. In altre parole, qual è per esempio la densità della popolazione generale nei luoghi diversi, nei momenti diversi? È un metodo particolarmente ben sviluppato per i periodi imperiali romani perché ci si hanno ceramiche molto databili e dunque eh, si hanno con tanto procedimenti tecnici, gli archeologi possono sapere uh, quale tipo di densità di ceramiche superficiali uh, indicano qual è la, il tipo di densità della popolazione e siccome si possono datare le ceramiche romane, di solito in, entro 10-15 anni si sa a quale epoca appartiene un certo insediamento e questo è il metodo rivoluzionario. Che è apparso nella mia vita uh, lavorativa, per che riesce a cambiare la co nostra comprensione della storia romana. Ciò che poi viene mostrato in senso lato è che gli accademici di certa data presuppongono che il periodo del collasso imperiale romano doveva essere stato causato da una semplice crisi economica o sociale da un crollo della popolazione, da un collasso progressivo delle strutture socio-economiche e anche da un po collasso politico. Dunque la fine dell'impero sarebbe stata la conseguenza di quel ampio cambiamento economico-sociale. Non è vero perché stiamo scoprendo che nella maggior parte dell'impero, in questo periodo tardo imperiale in cui si sviluppa la peste, è anche il periodo della. Massima occupazione rurale, dunque l'espansione massima della popolazione, perché la stragrande maggioranza di, ognuno, di, 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 di tutti i cittadini sono contadini che lavorano la terra uh, nel tardo impero romano. Dunque il 90% della popolazione lavora la terra. Quindi, se si può dimostrare che il tardo periodo romano abbia. Avuto più persone nelle campagne rispetto a qualsiasi altro periodo dell'era imperiale romana, allora si vede che la popolazione era più grande. Quindi penso che queste siano le due cose alternative che abbiamo nei racconti letterari storici e che ci dimostrano semplicemente, semplicemente gli studi sul DNA, ancora nelle fasi iniziali, come ho detto. Se ci suggeriscono che troviamo delle prove della peste ma la, la cosa interessante che ci suggeriscono questi risultati quando si guarda la diffusione totale delle persone e alla presenza della peste da quanto si vede dai cim cimiteri che c'è una sorta di impatto graduale adesso gli archeologi stanno calcolando le dimensioni delle comunità che stanno seppellendo i propri morti in un certo cimitero, certo cimitero in certa epoca e si può suggerire che lo scoppio della peste, almeno nel quel caso tedeschi dove la cosa è stata ben esplorata e scavata e il campione era anche abbastanza grande per poter comprendere il cambiamento nel tempo, si è visto che la peste avrebbe ridotto la popolazione di quella comunità che usava quel cimitero da di un 10-15% in un breve periodo e la popolazione poi recupera, quindi potrebbe esserci un'altra Uh, esplosione, un'altra pandemia e si torna. Ma si vede che non c'era la catastrofe delle dimensioni della peste nera, ma un piccolo colpo, colpetto, recupero, un altro colpo, un recupero e questo è il modello che eh, risulta dalle analisi. E secondo me questo si adatta meglio prendendo un dataset molto più ampio che assomiglia molto di più alla TARD impero Romano. Dove ci sono molte persone nella campagna. E dunque non ci sono. C'è una popolazione abbastanza densa anche nella campagna. In altre parole, questo non credo, non, 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 non credo in questa visione massimalista dell'epidemia di Giustiniano, perché se si guarda il Mediterraneo orientale del VI secolo, dove su quale è stato, ma, stato molto lavoro, non ci sono segni di uh, grandi collassi della popolazione rurale intorno alla metà del VI secolo. L'espansione della popolazione continua dal IV al QV fino al VI secolo e c'è un calo soltanto nel VII, ma non, ma, ma non corrisponde all'epidemia di Giustiniano. Il mio modo di vederla è le prove del cimitero della Germania. Quelle dovrebbero assomigliare molto di più a quello che succedeva nel Mediterraneo orientale. Dunque un colpo immediato con una breve recupera della popolazione, una ripresa, un altro colpo, un'altra ripresa. Dunque tutta una serie di brevi shock acuti da quanto si vede anche dall'altro materiale che abbiamo a disposizione. Con tutte le differenze che abbiamo evidenziato sin qui, eh, se uno pensa alla peste nera del Medioevo, eh, lascia delle consistenti tracce anche nell'iconografia artistica e eh, nella cultura, basta pensare al uh, Decameron di Boccaccio. Quindi c'è anche un, far, un forte impatto psicologico che dopo l'epidemia rimane tracciato e misurabile nell'arte e nella cultura. Ci sono tracce culturali. Eh, stabili di uno shock provocato dalla peste di Giustiniano negli autori e, o, o nell'arte del periodo seguente? Secondo me la risposta più breve sarebbe no, no. ma c'è anche una risposta leggermente più lunga. C'è un ottimo storico tedesco, uh, Misha Mayer, che ha lavorato su Costantinopoli del VI secolo e ha pubblicato due orse i libri sull'argomento e lui sostiene il caso della crescita di una grande devozione verso uh, la Vergine Maria, la Teotocos, la madre di Dio, come parte di questo. Voglio dire. È un ottimo storico, è consapevole che le, le prove che avevamo sulla peste sono un po' problematiche. E dunque non si basa esclusivamente sul, soltanto sulla peste, ma dimostra che c'è un aumento di devozioni nei confronti de, uh, della Vergine Maria come madre di Gesù nel VI secolo e di solito c'è uno sviluppo di una sorta di risposta liturgica al disastro di Costantinopoli. Non è causata solo dalla peste, ovviamente, anche dai terremoti, anche potrebbe essere collegata alla sconfitta militare. Ma la cosa da dire sull'impero bizantino, che ovviamente eredita dall'impero romano in generale, è la, la, la convinzione. Che sia uno stato unico in termini di relazione con la divinità. Dunque Dio appositamente, deliberatamente fa esistere questo impero. È l'agente speciale di Dio per portare la civiltà umana al miglior stato possibile. Ovviamente è fantastico quando stai vincendo le guerre, ma appena si predica qualche problema, arrivano degli tsunami, terremoti, la peste. Beh, a questo punto devi dire bene, perché Dio mi sta mandando tutti questi disastri? Cosa sta succedendo? Dunque stiamo cercando di chiedere, chiedere alla divinità cosa succede e Misha Mayer è eh, stato in grado di dimostrare che nel VI secolo si vede una sorta di ampio sviluppo liturgico di tutta una serie di tipi di preghiere e servizi che sono in risposta ai disastri. Eh, e tutte queste preghiere cercano di un po' um, accattivarsi la benevolenza eh, eh, di Dio, e certamente la peste ha avuto un ruolo anche in questo. Ma per rispondere alla domanda di Matteo in modo più diretto, non c'è l'arte della peste come certamente la vediamo in Occidente e nel periodo dopo la peste nera, e non ci sono scritti sulla peste. E, di nuovo, questo è un altro motivo per chi, cui io ho delle forti esitazioni riguardo a questa visione massimalista, perché quando eh, leggi i cronisti del VI secolo, a parte quelle poche discussioni molto specifiche su ciò che succede a Costantinopoli, stanno solo ele elencando la peste tra tutta una serie di altri problemi, non la descrivono come un problema particolare qualcosa che è assolutamente inusuale come lo era per esempio la peste nera la peste nera ha spazzato il 40% di tutte le persone che conoscevi eh, praticamente già un giorno all'altro era un evento straordinario non c'è invece nulla che suggerisca che la peste eh, giustiniana anche se viene elencata insieme ai terremoti eh, a cose come la conquista persiana, il sacco di Antiochia, eccetera, ma non ce n'è scelto un evento particolare che richiederebbe una sorta di travolgente risposta psicologica. E penso che valga la pena mettere il tutto in un contesto. Eh, eh, il, il, il motivo per cui si hanno questi tipi di impatti a breve termine quando la popolazione eh, comincia di nuovo a crescere dopo le, 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 la peste, eh, da quel che possiamo vedere dei termini demografici, metà delle persone muoiono ancora prima dei 15 anni, dunque c'è un enorme tasso di mortalità fra i giovani e l'età media non superava i 40 anni. E molti di, quest di questi aspetti sono legati a problemi nutrizionali. Si tratta di una popolazione, in termini generali, molto vicina al limite della sopravvivenza. E cosa succede quando improvvisamente muore tutto un grosso gruppo di persone, il 10% o qualsiasi altra cifra? Ovviamente è terribile, è terribile, veramente. È un incubo solo pensarci ma crei la possibilità, crei le possibilità, le opportunità nutrizionali alla prossima generazione a sopravvivere, poi motivo per cui la popolazione viene a riprendersi molto rapidamente ed è una popolazione che produce molti bambini, perché sapendo già in anticipo che molti di loro moriranno, molti di loro hanno almeno problemi legati all'alimentazione. L'impatto di la peste a meno che non si tratta della peste nera in questo tipo di contesto, è consentire a più persone di sopravvivere. Sì, lo so, è terribile. E con questo ringrazio il professor Ether, ringrazio il nostro traduttore Peter Zabo, che ha reso le mie domande più intelligenti in inglese di quanto fossero in italiano. E ringrazio voi, pubblico eh, di Storia. Eh, sperando di rivedervi l'anno prossimo sotto un tendone e magari anche senza mascherine, se abbiamo un po' di fortuna o un vaccino. Grazie a tutti. Grazie Matteo. Grazie Matteo. Thank you.